Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo a Giacarta e questo qui è un video denuncia. Qui a Giacarta purtroppo di notte si vedono tantissimi bambini che vengono portati in giro come sacchi, come se fossero sacchi di patate. Guardate qui, bambini giovanissimi, proprio non arrivano a 2 anni, di notte. È notte inoltrata, è passata la mezzanotte, guarda anche qua. Vengono portati in giro come se fossero dei sacchi di patate. Ecco, il mio appello è affinché qualcuno si mobiliti, metti delle regole, delle leggi, affinché venga vietato questo fatto qua increscioso. Voi vi potete immaginare cosa possa essere, siamo tutti stati bambini, cosa possa essere per un bambino essere scorazzato di notte in giro su motorini, a piedi in giro così, come se fossero dei sacchi di patate. Vengono trascinati di qua e di là e io adesso vi farò vedere, perché non è uno scherzo, questo fenomeno. Rimaniamo qui in qualsiasi angolo della città, rimaniamo un attimino, ne vediamo veramente aiosa. Genitori di 13-14 anni che porta in giro questi bambini, questi neonati, la cosa è veramente allucinante. Ma con che testa verranno su questi bambini? Come crescono? Guarda, qui abbiamo un altro, un papà che avrà, cosa potrà avere, 17 anni. Questi bambinetti. Si vedono anche tanti neonati, guardate qua. Un neonato no, avrà avuto 2 anni al massimo quel bambino lì. Tirato in giro così, guardate anche qua, un altro bambinetto. È un appello affinché qualcuno, non so, l'amministrazione, probabilmente un movimento internazionale dovrà nascere, perché non è possibile che vengano tirati in giro sti bambini qui. Di notte un bambino deve dormire. Guardate anche qua, altri bambini, cosa ci fanno lo svegli di notte, a 1 di notte, bambini in città così, in mezzo al traffico, su ste motorette. Ma bambino deve dormire. Io quando avevo l'età di questi bambinetti qua, ma neanche il giorno, la notte di Capodanno stavo sveglio fino a 1 di notte, ma scherziamo? Gli vengono fuori delle crisi, diventano matti questi bambini qui. Come vengono, guardate anche lì, mamme con bambini portate in giro come dei sacchi, guarda qua. Io non lo so, vengono, come verranno su. Guarda, questo qua è un benzinaio, vende la benzina, lì in quelle boccette lì c'è la benzina. Tutto a norma ISO. Ecco anche di là, mamma col bambino in braccio sulla moto, un neonato in fasce, un altro bambinetto in pigiama in giro di notte in mezzo alla strada. Guardate, col pigiama, poverino. E guardate qua, qui sulla moto, vi faccio vedere, pieno, tirati via come fossero dei sacchi. Ne sono passati due adesso, due moto con bambini, tirati in giro come fossero sacchi di patate, incredibile. Bisogna mettere fine a questo brobero qui, stabilire delle regole. Non è possibile che i bambini di notte devono dormire, non è possibile tenere in giro bambini. Ecco, qui ne abbiamo un altro buttato su una moto. Questo dorme sulla moto, questo. Andiamo.
se non mi tirano sotto, eccole qua un altro. Notte inoltrate si vedono poco, ma su queste moto qui sono tutte piene di bambini. Ok ragazzi, il mio video di denuncia chiude qua, non è la testimonianza che vi volevo dare, ve l'ho data, non è neanche bello poi andare nell'intimo a filmarmi uno a uno, e mi raccomando, fate girare questo video, segnalatelo, mobilitiamoci, perché non è possibile. Cioè, qui abbiamo, a Giacarta abbiamo milioni e milioni e milioni di bambini che vengono scorazzati in giro, come anche lì genitori di notte con bambini in braccio. Ma perché non se ne stanno, non stanno a casa a guardare la televisione? Non ce l'hanno la casa. Mettessero il bambino nel letto a dormire. Il mio giro notturno per la città a questo punto continua. E mi spavento un po' vedere tutti i bambini, non gli mettono neanche il casco. Poi qui fanno incidenti, veramente ogni 5 minuti si vede un incidente. Queste moto. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao!